Il soggetto di una fotografia è l'elemento principale attorno a cui ruota il resto della composizione, o almeno così dovrebbe essere. Chi guarda un vostro scatto dovrebbe poter dire immediatamente qual è l'elemento principale. Non esiste una composizione giusta o sbagliata, ma esistono semplici linee guida che permettono di avvicinarvi il più possibile a un buon risultato. Osservate tutto ciò che riprendete. Spesso, concentrati sul soggetto, ci si dimentica di controllare il resto, inserendo nell'inquadratura elementi di disturbo. Guardate nel mirino e, zoomando o cambiando posizione, cercate un modo per eliminare gli elementi estranei o fastidiosi. Controllate soprattutto i bordi e imparate a conoscere la vostra macchina fotografica, in modo da capire se e quanta discrepanza c'è tra quello che vedete nel mirino e quello che la macchina sta effettivamente registrando. Usate la regola dei terzi. Molto spesso si tende a inserire il soggetto nel centro della foto, rendendola così piatta e poco interessante. Introdurre una semplice variante nella composizione può aiutare a ottenere risultati migliori e più dinamici. Aprite il diaframma quanto più possibile per sfocare lo sfondo, eliminando eventuali elementi di distrazione. Un altro modo per mettere in evidenza il soggetto è quello di sfruttare le linee presenti nell'immagine. In una foto ci sono due tipi di linee, esplicite e implicite. Le linee esplicite sono quelle che appaiono fisicamente come tali, ad esempio i bordi di una strada o gli spigoli di un palazzo. Le linee implicite sono invece date dalla disposizione all'interno della scena di due o più soggetti che, osservati nel loro insieme, formano linee rette, curve o spezzate. Potete anche sfruttare la prospettiva per creare linee di fuga che guidino lo sguardo verso il soggetto prescelto, oppure usare alcuni elementi della scena per incorniciare il soggetto e portarlo in primo piano. Ci sono molti metodi per incorniciare un'immagine. E spetta alla vostra immaginazione individuarli, ma che si tratti di cornici ovvie, una finestra, degli alberi, o meno evidenti, le persone che fanno da quinta, questo è un metodo semplice ed efficace per delineare il centro di interesse.